Scusatemi, io sono... Non riesco. Ma che stai dicendo? Devo per forza intervenire di nuovo io. Questa entità non riesce ad incorporare e lo stimolo d'ossigeno, si può dire così? Che avete sentito è proprio legato alla sua morte. In quanto è morta nel 1896 del male del secolo. Sapete qual era? Tubercolosi. Tubercolosi, esattamente. E quindi è morta soffocata dal suo stesso sangue. Poverina. E però non vuole rinunciare e quindi mi è gradito sopperire alla sua mancata manifestazione e fare io da maestro di scena, va bene? Anche perché l'apporto è molto interessante, è legato alla sua esistenza e vi porterà, o meglio io porterò in questo caso, la foto. Oh, che bello, grazie. Come si chiamava Alessandro? Se vi è proprio di interesse, era foto. Una nobile donna e dalla foto capirete che è com'era. Luisa di Montombroso. Grazie. Ora concentratevi, prego, perché non so se riuscirò a mantenere le condizioni ideali. Purtroppo lo strumento non è in perfetta salute e cerchiamo di fare del nostro meglio. Grazie. Ecco, io procederei in questo modo. Prima la fotografia, va bene? Sì. Cadrà dall'alto. Attenzione a non calpestarla quando accenderete la luce, va bene? Sì. Mentre la porto, questa entità vuole che io lo porti a Lilia. Lilia? Sì. Questa entità è stata una suffragette. Ecco perché ha visto in te una similitudine. Capisci? Sì, sì. Tu hai sempre lottato per la libertà della donna. Sì. E lei vuole appunto farti presente che ai suoi tempi era molto molto più difficile. Naturale. Vero? Sì, assolutamente. Allora, è un bellissimo oggetto e tipico dell'epoca in cui lei è vissuta. E nella foto che vedrete, questo oggetto lo indossa, ma siccome è un fermacapelle non vedrete la nuca. Va bene? Però vedrete che oggetto molto interessante che è. Dammi le tue mani, ecco, grazie, grazie, così. Aspetta, aspetta, allargale un po'. Ecco, devo prima creare l'ambiente giusto, vero? Ecco, allora, goditi il fenomeno di materializzazione. Che ora non posso fare la luminosità, non ti preoccupare, però sentire questo oggetto modificarsi, crescere, va bene? Ecco, e lei ti manda un grande abbraccio e ti dice che hai lottato nella tua vita e non è stata vano questa lotta, capisci? Sì, una meraviglia. Ecco, credo che di averlo completato bene.